parliamo del progetto Exapiani, area Exapiani a Treviso per la Casamarca. È un progetto che inizia nel 1994, entra in cantiere nel 2005 e si conclude praticamente nel 2013. È un progetto impostato in contiguità con il centro storico di Treviso, là dove c'è la via Montegrappa. Incrocia una trasversale di via Montegrappa che è la via Piani, e da lì prende il nome di quello che era un grande isolato industriale di una vecchia fabbrica di piastrelle, appunto la Piani. E allora nasce l'idea, discutendo con la Casamarca di Treviso, di fare una grande piazza che prenderà poi il nome di Piazza delle Istituzioni. Questa Piazza delle Istituzioni è caratterizzata da una serie di edifici che consolidano l'idea del perimetro di questa piazza, su via Appiani un suo primo ingresso, una serie di penetrazioni trasversali, due blocchi edifici privati di edilizia con delle torri relativamente alte. Al centro di queste torri si situa una grande aula che diventerà poi l'auditorium, che ha un carattere pubblico. Sulla piazza si affacciano da un lato una grande fontana sul fronte sud, una piccola cappella sul lato opposto nord e un ampio rosetto che fa da zona di sosta, con l'idea di introdurre i profumi all'interno della città, e una serie di alberi che ad alto fusto sull'altro fronte. Viene così a trovarsi un insieme disegnato con un solo linguaggio architettonico, con un solo materiale, che è quello di cotto, che dà un carattere omogeneo a questa parte di città. Là dove c'era un vuoto, oggi vi è un insieme di grande densità urbana. Credo che l'interesse urbanistico è proprio quello, in un certo senso, di procedere a un correttivo di una urbanizzazione selvaggia che si era sviluppata nei decenni del Novecento, e dare oggi un punto di riferimento all'interno di questo tessuto urbano.